Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per vedere la mia Lazio. Udinese-Lazio, sesta giornata di campionato e oggi è una partita che io personalmente non sottovaluterei perché l'Udinese ha iniziato bene. Noi abbiamo iniziato meglio, però sulla carta siamo più forti e dobbiamo dimostrarlo. Oggi formazione inedita, vedo in campo, hanno appena iniziato, vedo in campo Caicedo, Correa, Badel. Sono contento perché sono curioso di vedere Badel, giocatori come Badel e Correa e anche Patrick in partite più ostiche, in partite più difficili, ecco. Voglio vedere come se la cavano. Ragazzi, forza Lazio, sempre e per sempre. No! Figlio mio, tu di testa sei capace, eh? Peccato. Cavolo. Scusate, sto sistemando la telecamera nuova. Bravo Correa. Vai ragazzi, vai. No! Cavolo, madonna. È la seconda volta che ci lasciano colpire di testa completamente soli dentro quell'area di rigore. No, qui dovevi far meglio, figlio mio. Sei saltato troppo in anticipo, sei saltato. Bella palla di Lulic. Se ci fosse stato Milinkovic avrebbe fatto lo stesso gol che ha fatto contro il Genoa. Una partita un po' bloccata. La Lazio non rischia la giocata, cioè l'unico che rischia la giocata è Correa. Ci si aspetta di più da giocatori più forti tecnicamente come Badel e Luis Alberto, che fino ad ora la giocata non l'hanno per niente rischiata. Caicedo sta facendo il suo lavoro, il fatto è che ha ricevuto pochi palloni giocabili. Però partita bloccata sia da una parte che dall'altra. Si spera che nel secondo tempo Inzaghi cambi qualcosa, ma non in termini di interpreti, ma proprio in termini di atteggiamento, perché questa squadra deve rischiare di più, ecco. L'Udinese ti ha concesso due palle gol, sono gli unici due palloni entrati in area di rigore, quindi questo ti fa capire, insomma, che la loro difesa non è una delle più forti, ma sicuramente è organizzata. Stanno intervistando Badel, io adesso me lo ascolto, ci vediamo nel secondo tempo di Udinese-Lazio. Mazza che parata! Una grandissima parata, 30 secondi e l'Udinese va vicinissimo al vantaggio. Azione quasi perfetta. Poi ancora ingaggiare il duello con il velocissimo venezuelano Lulic. Meraviglioso! Stupendo! Braccio, sono altissimo l'Udinese, è possibile. Luis Alberto, palla tesa, la parata! Sì! Francesco! Godo! Mamma mia! Ce l'ha a tre fantacalci! Fantacalcio! Dai cazzo! L'ha battuto bene. E lì non sai se dovevo andare. Lo stavo per dire, adesso segna Cerbi. Sì, ma intanto ha colpito un palo contro il Napoli. Grande Francesco Acerbi. Bravo Durmisi. No, beh, questo è passato. Oddio! Ma che gol! Questo è fallo, raga. Meraviglioso! Ma questo è un gol strepitoso! È fallo. Non è mai fallo! Godo tantissimo! Bravo! Mordite quella lingua del cazzo, bravo!
Bravo! Mamma mia che gol, ha fatto il cazzo che gli pareva, ha fatto. Guarda qua. Fallo. No, mai, stava davanti, stava, non è mai fallo. Stava davanti, quello è caduto come un precottaro, guarda. È decisivo, 1-2 micidiale della Lazio. Bello, bello, mamma mia che gol. Mamma mia che gol, vedi, stava davanti. È morto, qualcuno l'ha ucciso, non lo so. Oddio! Oddio! Ma questo è assurdo! Sì, però Stracoscia è posizionato male. Sì, dai, come cazzo fai a subire un gol? Bomba! Stavo deviato. Stavo deviato, cazzo. Bravo, Padel. È stato deviato. Bravo. Scala dietro anche Luis Alberto ad aiutare la difesa. Solita di cross, Larsen la mette a terra. No! No! Di quanto è uscita? Ha segnato Doracic, guarda un giro nudo per Roma, vai. Non mi piace per niente, stiamo soffrendo troppo. È vero che siamo tutte riserve, però cazzo. Cioè. Stanno cantando tutti Lazio is on fire comunque, eh. Tutti Lazio is on fire. 10 minuti qua. Questa prospettiva non si vede in cazzo. Oh, bravo Stracoscia, cavolo. Mamma mia, quanto stiamo soffrendo in questi ultimi 10 minuti maledettissimi. 10 minuti maledettissimi, veramente. Qui è a fuoco. Qua noi disegniamo adesso. Ma voi cosa voi? Gio. Eccolo. Vuoi fischiare? È finita la partita, cazzo! Un minuto minimo! È quello che avete perso! Oh. Ma cosa abbiamo perso? Che quello ha dato una gomitata, ha dato! Che cosa? Guarda questo che non sa manco mettersi il colletto! E poi ha letto bene con grande lucidità per intervenire e rubare la palla! Ah, io non so la ficca qui! Ma quando ho guardato il cronometro? Ma questa Stracoscia hai rotto il cazzo! Chi è il secondo portiere della Lazio? Proto. Dodo! Cazzo! Dai! Metti da. Vittoria fondamentale in un campo difficile. Ricordatevi quello che vi dissi in tempi non sospetti, nel post partita di Juventus-Lazio. Vi dissi: non me ne frega niente di aver perso contro Napoli-Juventus, che quest'anno molto probabilmente lotteranno per lo scudetto. L'importante è vincere le prossime 4 partite prima del derby, perché se vuoi andare in Champions devi vincere le prossime 4 partite contro Frosinone, Empoli, Genoa e Udinese. Abbiamo vinto queste 4 partite e questo è quello che conta. Oggi la partita l'hanno decisa i nuovi acquisti: Acerbi, pagato 10 milioni più 2 di bonus, Correa pagato 16 milioni più 3 di bonus, Badel, perno di questo centrocampo, ha fatto il lavoro sporco di leva e secondo me lo ha fatto discretamente bene. Durmisi è entrato a partita in corso e si è procurato il calcio di punizione da cui alla fine è nato il gol dell'1-0. È tutto molto bello. Come vedete, i frutti del calciomercato si sono visti oggi e sono contentissimo, ragazzi. Sono contentissimo, vittoria sofferta, ma comunque una vittoria. E adesso testa al derby. Forza Lazio, sempre e per sempre.